se la cometa non esiste, non sappiamo se c'è stato un prodigio in cielo. E allora? E allora rimane però il significato simbolico. Con ogni probabilità quell'aster all'interno del Vangelo stava semplicemente a indicare un prodigio che rifletteva qualcosa di straordinario che era successo sulla terra. Ciao, buon Natale! Nightmare Before Christmas è un film geniale prodotto da Tim Burton all'inizio degli anni 90 e poi è diventato un film di culto delle feste. E lo avete visto? Jack Skeleton è il re delle zucche, il re della città di Halloween. Poi per caso apre una porta ed accede alla città del Natale e ovviamente si innamora di questa atmosfera gioiosa della festa natalizia e quindi decide di capire qual è l'essenza del Natale, quali sono gli ingredienti di questa festa. E all'inizio usa il metodo scientifico, cioè cerca di sezionare le palline dell'albero, poi di sciogliere un omino di pan di zenzero per capire dov'è il segreto del Natale e poi capisce che per capirlo deve farlo il Natale e allora rapisce Babbo Natale, anzi Babbo Nachele, lo porta nella città di Halloween e per una notte lo sostituisce, una slitta a forma di bara, le renne scheletriche e fa costruire i regali ai cittadini di Halloween, ma ovviamente i regali sono spaventosi, terrificanti, non piacciono a nessuno. Però in questa poesia gotica creata da Tim Burton, intanto vediamo l'amore per il lato oscuro, per la diversità. Quella diversità che non può essere assorbita, che non può essere smussata, ammorbidita. Ma non solo, quella poesia gotica ci fa capire qualcosa di più sullo spirito del Natale. Cioè ci fa vedere che quella legge della felicità a tutti i costi della città di Natale, cioè del nostro mondo, in realtà ha anche una natura violenta, perché il nostro Jack Skeleton alla fine verrà colpito dalla contraerea, verrà abbattuto, deve essere eliminato, perché quello scheletro porta nel momento della festa qualcosa che deve essere lasciato fuori. Porta il rimosso, porta la morte, porta qualcosa che non vogliamo vedere nel giorno della nascita, nel giorno dei bambini. E ci dice qualcosa sulle origini di questa festa. Lo dice straordinariamente lo scrittore Giorgio Manganelli. I preparativi per il Natale, scrive, hanno qualcosa di cupo, qualcosa di tetro, perché dal Natale non si ha scampo, non si dà fuga in nessun modo. E infatti si tratta di un rito di passaggio, un rito di passaggio che coinvolge i morti e i vivi, i bambini e gli anziani, le cose che si vedono e quelle che non si vedono, le cose che ci sono e quelle che ci sono state. E per questo, per parlare dell'origine del Natale, abbiamo chiamato una scrittrice e una scienziata, un'astrofisica che si occupa di ciò che c'è, ma anche una scrittrice fantasy che si occupa di immaginare ciò che ancora non c'è, Licia Troisi.
e grazie a lei proveremo ad indagare la magia del Natale. Innanzitutto, come è possibile che nel buio delle tenebre della notte, ad un certo punto... Oh, holy night, the stars are brightly shining, it is the night of a dear Savior's birth. Long live the world in sin and narrow pining, till here appear and the soul fell its worth. Allora, c'è un po' di astronomia anche nel Natale, in particolar modo nella stella cometa, quella che mettiamo nel presepe per chi lo fa. Però in realtà la stella cometa non esiste, nel senso che le stelle e le comete sono due oggetti molto diversi. Una stella, ad esempio, è il Sole, oppure quelle che vediamo di notte, sono degli oggetti giganteschi, composti da materia in uno stato che si chiama plasma, in cui avvengono delle reazioni termonucleari, ossia quello che succede è che c'è un certo elemento, tipicamente l'idrogeno, che fonde per formare un altro elemento che tipicamente è l'elio. Le comete invece sono degli oggetti molto più piccoli, più vicini agli asteroidi, quindi sono delle palle, diciamo, di roccia, di metallo con del ghiaccio e hanno delle orbite intorno al Sole molto ellittiche, quindi molto schiacciate rispetto alla forma circolare e quindi ogni tanto capita che vanno vicino al Sole e quindi lo strato di ghiaccio che sta intorno sublima, cioè passa dallo stato solido direttamente a quello gassoso, questo gas viene spazzato via dal vento solare, viene illuminato dalla luce del Sole e si forma la coda che poi in realtà sono due, quindi la stella cometa non esiste. Ma perché c'è questa idea della stella cometa? C'è un unico Vangelo tra quelli sinottici in cui viene citata questa cometa e la parola greca che viene utilizzata nel Vangelo di Matteo è aster, che significa semplicemente oggetto celeste, astro. Allora com'è che è diventata una cometa? È grazie a Giotto, che tra il 1304 e il 1305 viene invitato ad affrescare la Cappella degli Scrovegni. Lì c'è una adorazione dei magi nella quale è presente per la prima volta come
astro, aster del Vangelo di Matteo, una cometa, tra l'altro rappresentata anche in modo abbastanza corretto dal punto di vista scientifico. E perché Giotto ha avuto quest'idea che quell'astro, quel prodigio in cielo potesse essere una cometa? Perché ne aveva vista una. Nel 1301 è passata la cometa di Halley, che magari qualcuno di voi conosce perché è passata l'ultima volta, si è vista nel nostro cielo nell'86, è una cometa, si dice, a breve medio periodo, ci mette 76 anni a fare un giro intorno al Sole, lui l'aveva vista, evidentemente gli era sembrato un grandissimo prodigio e quindi aveva pensato che potesse incarnare bene l'aster di San Matteo. Ma c'è stato veramente un prodigio quando è nato Gesù? Gli astronomi un po' se lo sono chiesto e quindi hanno cercato di capire se nei dintorni della data di nascita di Cristo, quella storica, potesse essere successo qualcosa in cielo. Probabilmente non una cometa, non sono attestati i passaggi di cometa in quel periodo. Però ad esempio nel 5 a.C. c'è stata una nova. Nova in latino vuol dire nuova, era una stella che compariva all'improvviso in cielo. Oggi sappiamo in realtà che è una cosa più complessa, è un sistema binario di due stelle, cioè due stelle che si girano intorno, che sono legate dalla gravità. Una è più grande e più tenue, una è più piccolina e molto più densa, e quest'ultima ruba materia a quella più grande, questa materia si accumula sulla sua superficie, diventa sempre più densa, sempre più calda, fino a quando si innescano le reazioni di fusione termonucleare, fa un flash e quindi diventa molto più luminosa di prima. Un'altra cosa che c'è stata più o meno in quel periodo, nel 7 a.C., è stata invece una congiunzione planetaria, vuol dire semplicemente che due pianeti dalla Terra li vediamo molto vicini. Questa congiunzione del 7 a.C. coinvolgeva due degli oggetti più luminosi del cielo, Giove, che stanotte tra l'altro è bellissimo, e Saturno, che quindi erano molto molto vicini, sembrava un astro più luminoso e poteva probabilmente essere un prodigio in cielo che poteva aver guidato i magi fino ad andare ad adorare il bambinello. Ma qui avrete notato un'altra cosa, perché la nova, che tra l'altro è stata attestata da astronomi cinesi e coreani, è del 5 a.C. La congiunzione del 7, ma come? Cristo non è nato nell'anno zero. Anche questo è un po' un mito, diciamo, perché l'idea di contare gli anni dalla nascita di Cristo è una cosa che è nata, diciamo così, nel VI secolo d.C., grazie a Dionigi il Piccolo, che era un monaco, che si mise a fare il conto per cercare di capire quando fosse nato rispetto alla sua epoca Cristo. Lui, tra l'altro, non conosceva lo zero, che è un numero che è stato introdotto dagli arabi, e quindi gli anni dal meno uno saltavano direttamente all'uno. Lui fece questo conto, stabilì quando era l'anno zero e sbagliò. Perché oggi gli storici ritengono che Cristo sia nato più o meno tra il 4 e il 7 a.C. Quindi, la stella cometa non esiste. Non sappiamo se c'è stato un prodigio in cielo. E allora rimane però il significato simbolico. Con ogni probabilità quell'aster all'interno del Vangelo stava semplicemente a indicare un prodigio che rifletteva qualcosa di straordinario che era successo sulla Terra. Questa è una cosa che è presente anche in altre culture. Quando nasce un grande re, quando succede qualcosa di straordinario sulla Terra, anche i cieli in qualche modo risuonano e quindi avviene qualcosa di straordinario nel cielo. Ecco, questo significato simbolico rimane indipendentemente dalla congiunzione, dalla non esistenza stessa della stella cometa. E allora un po' siamo consolati, possiamo continuare a mettere la nostra stellina inesistente all'interno del presepe perché rappresenta un prodigio terrestre e un prodigio celeste. You better watch out, you better not cry, you better not bow down, I'm telling you why, 'cause Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice, 'cause Santa Claus is coming to town. Allora, abbiamo visto che non sappiamo esattamente l'anno in cui il Gesù storico è nato, ma non sappiamo in realtà nemmeno la data, il giorno. Da nessuna parte c'è scritto che è nato il 25 dicembre. E allora perché lo festeggiamo proprio in quella data? Perché in quel periodo succede un'altra cosa astronomica importante, che era celebrata da tutti i popoli dell'antichità, che celebriamo ancora noi, che è il solstizio d'inverno. Il solstizio d'inverno rappresenta l'altezza minore che il sole al suo massimo durante il giorno raggiunge rispetto all'orizzonte. Cerchiamo di spiegare. Di giorno noi vediamo il sole che ci gira intorno.
raggiunge un massimo, diciamo a mezzogiorno se siamo con l'orario solare, e poi scende. Ecco, durante il solstizio questa altezza massima sull'orizzonte è la più piccola dell'anno e soprattutto il giorno è il più corto dell'anno. A partire dal solstizio d'inverno le giornate iniziano ad allungarsi ed era proprio questo che veniva celebrato dai popoli antichi, in qualche modo il ritorno della luce. E ad esempio i romani, lo sappiamo, celebravano i Saturnalia, che ci sono rimasti un po' nel carnevale, perché durante i Saturnalia c'era un po' il mondo alla rovescia, i padroni servivano i loro schiavi, però contemporaneamente ci si scambiava anche dei doni, le strenne, e c'era anche quest'idea che le divinità ctonie, quindi coloro che abitavano negli inferi, e Saturno, da cui appunto Saturnalia, andassero sulla terra e quindi dovessero essere in qualche modo rabboniti con dei doni. Quest'idea delle divinità infere che percorrono la superficie della terra è rimasta anche in altre tradizioni, ad esempio nella figura del Krampus, che è una cosa tipica soprattutto del centro nord Europa, ad esempio la Germania, ma ce l'abbiamo anche in Italia, ad esempio nel sud Tirolo. E i Krampus sono dei demoni che vanno in giro in delle parate per spaventare i bambini cattivi. E la leggenda che c'è dietro è la seguente: si dice che ci fossero dei bambini che si erano vestiti da demoni perché volevano spaventare la gente e fare dei piccoli furti. Il problema è che all'interno del gruppo di questi bambini c'è un demone vero, loro se ne accorgono e allora viene chiamato San Nicola, grande santo del IV secolo d.C., che arriva, riesce a esorcizzare il demone e per celebrare questa cosa si fanno queste parate con questi demoni che vanno in giro a spaventare tutti. E San Nicola è un'altra figura fondamentale della nostra tradizione del Natale. Abbiamo sentito prima la canzone Santa Claus is Coming to Town. Nei paesi anglofoni si sente ancora all'interno della figura di Babbo Natale la radice di San Nicola, Santa Claus, e anche in Italia ci sono dei posti dove San Nicola porta i doni ai bambini ed è ancora rappresentato nelle sue vesti cardinalizie. E anche su San Nicola ci sono tantissime tradizioni, tantissime leggende. Una ad esempio dice che a un certo punto c'era un uomo molto povero che, siccome non aveva più nulla da mangiare, decide di avviare la prostituzione alle sue tre figlie. E San Nicola si impietosisce ovviamente per il terribile destino di queste ragazze, allora in tre notti consecutive porta loro dei doni, dei soldi in dono, in maniera tale che loro non debbano più andare incontro a questo destino. Quindi vedete che anche l'idea del dono in qualche modo continua a essere presente in queste celebrazioni, anche ad esempio in Scandinavia. In Scandinavia c'era l'idea che la notte del solstizio Odino andasse in giro a fare una grandissima caccia, e allora i bambini riempivano dei sacchi, li lasciavano fuori dalle case con dentro della biada, delle carote, del fieno, che servivano a nutrire i cavalli di Odino, e Odino in cambio lasciava qualcosa. Quindi c'è quest'idea del regalo che in qualche modo torna e che noi abbiamo legato alla figura di San Nicola, che abbiamo visto pian piano è diventata sempre più laica, sempre meno collegata effettivamente al santo, e poi, anche questo lo abbiamo visto in chiusura, è rimasta cristallizzata nella forma che noi conosciamo del signore pancione con il vestito rosso dalla Coca-Cola negli anni 30. La figura di Babbo Natale come signore che portava i doni era già presente ovviamente prima delle famose pubblicità della Coca-Cola, ma era vestito di verde, che era un colore che all'epoca veniva considerato più natalizio. La Coca-Cola, che fino a quel momento era principalmente una bevanda estiva, voleva espandersi anche sul mercato invernale e quindi comincia a fare queste pubblicità in cui Babbo Natale non è più vestito di verde, ma è vestito di rosso. Quindi abbiamo visto dei fili rossi che un pochino attraversano tutte le varie tradizioni che sono arrivate fino a noi oggi, e forse però il più importante è proprio quello che ha a che fare con l'evento astronomico, perché pensateci, per noi l'inverno astronomico inizia col solstizio, ma il solstizio è il momento in cui il giorno è più corto, da quel momento in poi le giornate iniziano ad allungarsi, in qualche modo l'inverno ha dentro di sé anche il seme della sua fine, e quindi quello che unisce tutte queste tradizioni è questa speranza, l'idea che i tempi bui stanno per finire, che anche nel cuore dell'oscurità si può comunque sperare nella luce, nell'arrivo di una primavera di messe e nella felicità. Qual è il significato del Natale? Dimmelo! La vendetta! Voglio dire, i regali, suppongo. Era questa la mia paura. Sei maligno, signor Grinch.
che gran ghigno, come un cactus sei spinoso, come un raspo scivoloso, signor Grinch. Ti mangi bucce di banana in putrefazione. Tu sei il cattivo numero uno, signor Grinch, sul tuo onore. Sei nato senza un cuore, nel cervello tu c'hai un ragno, la tua anima è uno stagno, signor Grinch. È meglio stare lontani da te, 9,93 metri. Il bene per il prossimo a cuore tu non hai, signor Grinch. Bisogna proprio ammetterlo. Lei è cattivo, signor Grinch. Jim? Jim, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! My name is Jim. My name is Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Sie ist schön. Ecco, questo era uno spot pubblicitario di una famosa catena di supermercati del Regno Unito, che però racconta un episodio realmente accaduto nel Natale del primo anno della Prima Guerra Mondiale, il Natale del 1914. L'avete visto, un canto si leva dalla trincea tedesca, risponde in inglese l'altra trincea, lo stesso canto, due lingue diverse. E questi ragazzi si incontrano, escono timidi nella terra di nessuno e inizia una partita a calcio, una partita amichevole. Davvero il sogno, il Natale sospende la guerra. Un momento di calda umanità in quel freddo terreno disumano della vita di trincea. E questo episodio è confermato dalle lettere struggenti dei soldati che lo raccontano.
la storia, ma anche la finzione. Viene raccontato in tanti film, in tanti spot, in opere, in canzoni, perché davvero sembra finto l'idea che il Natale sospenda la guerra. Ma si tratta di una tregua temporanea, non si ripete l'anno successivo. La guerra sospende il Natale, i capi decidono di prendere seri provvedimenti, impediscono i contatti, non c'è possibilità di fraternizzare con gli altri. I nemici devono essere al di là del filo spinato. Non si può condividere con loro un momento di spiritualità, altrimenti non possiamo poi ucciderli il giorno dopo. Però rimane la forza catartica di questo simbolo. Ed è interessante che rimanga proprio in un messaggio pubblicitario. I nemici si riconoscono come fratelli e si abbracciano. Un messaggio pubblicitario che ci ricorda che la spiritualità contemporanea oggi passa anche da lì, passa anche dalle narrazioni del marketing, che cercano di ristabilire quello spirito natalizio che, come abbiamo visto, ha tante fonti diverse. E non cerchiamo la stessa cosa nelle nostre città addobbate, nelle nostre piste di ghiaccio che fingono il Polo Nord, nei mercatini che fanno un finto Tirolo anche qui nelle Marche. La stessa mitologia contemporanea che vuole ricostruire quella fratellanza impossibile che però la storia ci ha davvero raccontato. E allora forse alla fine non è poi una cattiva idea rispolverare quello spirito natalizio con tutte le sue contraddizioni, perché quello spirito è la menzogna che ci aiuta a vivere, a credere anche alle cose impossibili, a credere anche alle utopie per un domani migliore. Insomma, alla fine, almeno in questi giorni delle feste, vogliamo credere, credere alla favola bella che ieri mi illuse e oggi ti illude. But you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. But last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. And this year, to save me from tears, I gave it to someone special, special. But last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special, special.